frizzante! Ne prendo un po' per la donzella. Prendi cosa? Il vento? No, idiota! Il rumore del vento. Come? Guarda e impara! Sai, la magia nanica si basa sugli elementi intangibili, sul rapporto tra ciò che è palpabile e ciò che non lo è. Si tratta solo di capirlo. Capire cosa? La natura di una cosa è più importante della sua forma. Aspettate! Prevedo guai. Tu! Sì! Colpiscimi! Faccio una pausa, perfetto! Quindi questa donzella... La donzella della fucina. Non esiste creatura più magica di lei. Già, cerco di incontrarla da quando ero alto neanche mezza Nocken. Ma Sindri non ci ha mai creduto. Diceva che ero troppo sgraziato. Ma quel giorno è arrivato. Mi tremano i palli per l'emozione. Sai, Brock, non ti ho mai visto così riverente. Sei nervoso? Cosa? Taci! No, fanculo! Dai, rammollito, gira la leva! Facciamolo! Non funziona. Eh? Cosa c'è ora? Via di qua! Devo vedere! Ah, oh, fanculo! Ma qui devo sempre sistemare tutto da solo? Mi serviranno un paio di cose. Seguimi! Cribbio, questo posto è davvero in pessimo stato. È una vergogna, dico io. Mi serve la tua ascia per accarezzare il materiale laggiù. Quella roba argentea è appuntita, lo capirai. La donzella, che cosa fa? Beh, lo vedremo presto, dico bene? Ma so questo, se siamo davvero fortunati, ci darà la sua benedizione. Non me ne dice ogni pezzo, ma quelli che benedice diventano una gioia per gli occhi. Lascia? Beh, quel processo in particolare fu un altro disastro. Ho una cazzata da raccontare pure per quello. Fei era l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna, lei! A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. Ora mi serve un pezzo di materiale bronzeo. Lo trovi tra quel legno in frantumi.
A quei tempi, per diventare il migliore, lavoravo finché non stramazzavo a terra. Il tempo passa e c'è sempre meno da dimostrare. Quindi impari a fare le cose con calma. Così hai del tempo in più per le faccende personali, tipo mostrare finalmente chi sei alla donzella. Wow, barbetta, ti sei arresa all'indovinello? Quasi subito. Non mi arrendo. Diventa più grande quanto più ne togli, giusto? Proprio così. Ce l'ho. Il desiderio. No. Come sarebbe? No. Il desiderio aumenta quando ti tolgono ciò che desideri. Cioè, non proprio. Ma sentiamo la tua risposta. Non te lo dirò così in fretta. Ok, mettiamoci al lavoro. Basta girare un'altra manovella e la fucina è pronta. Ma non la vedo. La forma della fucina non si vede, ma a noi serve la sua natura. E io per poco non gli davo retta. Ci siamo! Girala! Dov'è la fucina? Ecco che arriva! Bisogno dell'ultimo ingrediente. Il sangue di un dio. Porgile la mano. Quasi mi dimenticavo. Signora, sarebbe un onore se voi poteste benedire questa lancia. Allora volete... Ehi là! Ehi là! Ma che cazzo? Fingeva che io non ci fossi.
Le sirene non parlano ai nostri corpi tangibili, ma a una parte dell'anima. Questa parte forse tu non la possiedi. Cazzo. Cazzo! Maledizione, Sindri, lurido bugiardo! Io lo sapevo. Io sono morto. Sono morto, cazzo! E tu che cazzo vuoi? Deve essere benedetta. Sì, beh, chi doveva darci la benedizione se n'è andata a fanculo tra le alghe. Deve essere benedetta da un grande fabbro. Che cosa? No, no, non posso benedire un cazzo. Non possiedo tutti i pezzi dell'anima. La benedizione non varrebbe un cavolo. È la natura di una cosa che conta, non la forma. D'accordo. Possa quest'arma colpire nel segno. Possa essere brandita con saggezza. Ed essere riposta quando ha fatto il suo dovere. Torniamo a casa. Ora sai che non posso lasciarti portare la ragazza a casa senza prima una danza. Guarda! Volontari! Alla tua destra! Pensi di volerla provare quella nuova lancia o cosa? Alla tua sinistra! Che fai? Prova quella cavolo di lancia! Per niente male! Con la lancia ci sai fare, lo riconosco! È la prima arma che uno spartano studia! Ma dai! È proprio come ai vecchi tempi! Più profetico di così si muore. Sembra affatto male per la battaglia. Vediamo se sarà utile anche per uscire di qui. Sì, così. Ora tocca a te. Vai, fallo saltare. Ecco fatto. Questa la faremo nello stile del ragazzo. Senti, apprezzo quello che hai detto prima. È bello avere degli amici quando scopri che tuo fratello è solo un lurido bugiardo. Voleva solamente proteggerti. Non spettava a lui deciderlo. Se uno muore, hai il diritto di saperlo. Fatti coraggio, Brock. Tutti moriamo, molti di noi più di una volta. No, lasciamo perdere. Dobbiamo mettere alla prova la lancia. Dai! C'è bisogno di fantasia. Mm.
incubo a sinistra! Ma che cazzo! Ci sono nidi di occhi volanti ovunque! Metti in papà il braccio! Il nido! Tira quel nido! Fratello! Meglio togliere quel nido o saremo sotto gli occhi di tutti! Placa i mugugni e colpisci quell'affare prima che escano altri esseri! Non vedi da dove arrivano? Colpiscilo! Continuano a uscire da quel nido. A destra! Scagliare una lancia in un punto come quello è il modo più sicuro per rovesciare la situazione all'istante. Vuoi riprovare, testa fina? Oh, va bene. Diventa più grande quanto più ne togli. Ah, il tempo? Perché più diminuisce la vicinanza agli eventi, più aumenta il tempo percepito dalla tua mente. No, ora che ci penso sono panzane, fa nulla. Come mi diverto. Gli occhi si stanno impossessando del primo. Sarà meglio battere. A destra! È stato inquietante. Ah, è bloccato. Pronto per la prossima lezione? Guarda bene quell'affare là. Trova un buon angolo e colpiscilo con la lancia diritta. Se vuoi uscire di qui, ascolta bene. Scaglia una lancia in quell'affare.
visto? È robusta, serve per scalare, dondolarsi, eccetera. Qui non vedo punti deboli, ma continua a guardare. Già. Forse è un po' tardi. Ho un ultimo favore da chiedere a entrambi, poi siamo pari. Ciò che è successo giù alla fucina con la donzella, spetta a me raccontarlo, intesi? Intesi. Beh, per un lasso di tempo, forse. Mimir. Ok, va bene. Quanto è brutto. Magari quei Grimm lo abbattono. What? No. Quel Grimm ha trovato un trespolo! Arrivano dietro di te! Mostrami che sai fare! Non preoccuparti, ce la puoi fare! Dietro di te! Tu sì che sei un pazzo! Quel Grimm ha trovato un trespolo! Cribbio! Per oggi ne ho abbastanza del batticuore. Tu prendi il bottino, io andrò laggiù ad allestire il negozio. Un sentito grazie, caro Brock! Spero solo che Sindri sia tutto intero quando Brock finirà con lui. La situazione tra quei due è già al limite.
dove sono tutti quanti? È un buon momento? Voglio solo parlare. Da padre a padre. A proposito, immagina la mia sorpresa quando Atreus è venuto a bussare alla mia porta. Lui sta bene, comunque, e continuerà a stare bene, a condizione che io ritorni ad Asgard in tempi brevi. E inoltre, il nostro amico qui ha molte ragioni per cui vivere. Ne dubito. Fila via ora e comportati bene. Lancia nuova? Non mi è mai importato di Brock, ma il suo talento è innegabile. Sei qui per parlare. Parla. Tu non vuoi davvero la guerra. Vero, Kratos? Tutto quel sangue sulle tue mani e su quelle del tuo ragazzo? Io voglio la pace quanto la vuoi tu. Forse possiamo trovarla insieme. Sta mentendo. Lo so. Il nostro ragazzo è proprio come me l'aspettavo. Intelligente. Gentile. Sicuro che sia tuo? Scherzo. Dovresti esserne davvero molto fiero. È la chiave per la pace nella nostra epoca, per liberarci da questa storia di fato e di profezie. Mio figlio non è la tua chiave. Oddio, non esistono le metafore nella vostra terra? O meglio, esistevano? Scusami, questo è un colpo basso. So che non sei lo stesso Dio di una volta. E questa è l'occasione per dimostrarlo. Tu ridammi mio figlio, o ti farò vedere che genere di Dio ero. E quale genere di Dio sarebbe Kratos? Che cosa ne puoi sapere tu della divinità? Ti è capitato che qualcuno ti abbia mai venerato? O mai rivolto le sue preghiere? Riesci almeno a immaginare quel genere di amore? No! A te non interessano i mortali. Non ti interessa nessun altro a parte te stesso. A parte il mostro che uccide senza alcun motivo. Hai paura di ciò che non potrai mai sperare di comprendere. C'è da meravigliarsi se tuo figlio non ha nessuna fretta di tornare da te. Non dargli ascolto, fratello. Sta solo cercando di manipolarti. Bastardo altezzoso, che coraggio presentarsi qui. Perlomeno vi siete dati fastidio a vicenda.